Bentornati su Officina del Pilota. L'anno scorso ad Arezzo, quest'anno a Cosenza. Il raduno della 1 Turbo Club Italia. Mettiti le cuffie, mettiti comodo, che ora te lo racconto. Ha sempre le sorprese questo club, in ogni raduno, soprattutto questo. Ebbene sì, signori, questo è un raduno che ogni anno riunisce appassionati di Uno Turbo, il raduno nazionale Uno Turbo Club Italia, che quest'anno si è tenuto a Cosenza. Beh sì, dai, un po' di sole, un po' di tintarella e lo splendido mare di Fuscaldo deliziano i soci del club, che si rilassano prima dell'incontro al porto di Cetraro. Siamo in tanti quest'anno, anche quest'anno. L'ambiente è molto bello, la location. Adesso andiamo tutti al porto e vediamo, insomma, un po' di Uno Turbo parcheggiate al porto. Sì, oggi ci si diverte stasera, direi. Adesso ci rinfreschiamo. E anche quest'anno siamo qui per stare tutti insieme a divertirci. Bell'evento, grazie sempre al club, number one. Ci risiamo, per me il secondo appuntamento con il club, dove ritrovo famiglie di appassionati che arrivano da tutta Italia. Ma cosa unisce tutte queste persone? Sicuramente quest'auto iconica, che in queste occasioni viene vissuta e condivisa. Da bara anni 90 a strumento di aggregazione che, attraverso il club, tramuta l'evento in una 2 giorni di vacanza. Io trovo che condividere la passione dei motori con altri appassionati più malati di te sia una cosa molto bella. E poi si diventa anche amici, come succede in raduni così. Si mangia una cosa insieme, si beve una cosa, qualche fuoco d'artificio, poi tutti a ninna, perché l'indomani si va in piazza. Vi ricordate il raduno dello scorso anno in Piazza Grande ad Arezzo? Molto spettacolare. Ma devo dire che anche questo ha avuto il suo colpo d'occhio. Merito della città di Cosenza, che custodisce soprattutto nel suo centro storico una grande risorsa che genera l'ammirazione e lo stupore di coloro i quali si trovano a visitarla. È ricca di testimonianze archeologiche ed architettoniche che la configurano come una delle mete più attrattive in forte crescita in termini turistici e la caratterizzano come straordinaria. Diversi sono i palazzi storici presenti in città che testimoniano il grado di cultura, ricchezza ed aristocrazia che un tempo connotava la città di Cosenza. È per la sua immensa importanza culturale che questa città venne definita come l'Atene della Calabria. Ed eccoci alla fine del raduno di Cosenza. Anche quest'anno siamo riusciti a creare un'alchimia speciale in questi 2 giorni. Una 2 giorni di armonia tra cultura e mare, ma soprattutto un weekend dove tutta la famiglia ha vissuto la nostra turbozza come si faceva negli anni che la vedevano protagonista nella nostra vita di tutti i giorni. Non dimenticate che l'anno prossimo il club festeggia 15 anni e faremo una festa ancora più grande, quindi preparate le auto perché andremo lontano insieme. Già, è proprio così, come dice il mio amico Marco. Qui sotto in descrizione ti lascio il link al club. Per oggi è tutto, spero ti sia piaciuto. Se sì, lasciami un like, iscriviti al canale, attiva la campanella. E noi ragazzi cari e ragazze ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!